Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi un video velocissimo per ottenere un prodotto che ci servirà per le nostre preparazioni dolci, il latte condensato fatto in casa. Prepararlo è semplicissimo. Pentola, un litro di latte, mezzo chilo di zucchero e un cucchiaio di amido di mais, o amido di riso o fecola di patate, è lo stesso. Mischiate gli ingredienti e mettete su fuoco medio. A questo punto prendetevi un libro da leggere o mettete su un film. Mescolate con pazienza e andate avanti così per un'oretta. Il latte si addensa sempre di più col passare del tempo, è come fare una marmellata. La presenza dello zucchero fa da conservante, ma il latte, benché pastorizzato, ha un tempo di vita più breve. Io l'ho tenuto in frigorifero e dopo una settimana era ancora buonissimo. Oltre non saprei dire però, se volete farne un po' di più, vi consiglio di congelarlo in contenitori sterilizzati. Passata un'ora, il composto si sarà addensato e anche se da caldo non sembra, una volta raffreddato si vedrà l'effetto cremoso che si è ottenuto. Se lo volete ancora più denso, proseguite nella cottura. Lasciate raffreddare e mettete in frigorifero. Potete usarlo nelle torte o semplicemente per zuccherare il caffè o ancora meglio nel caffè shakerato. O chi ha bisogno di mettere su qualche chilo può anche mangiarlo così, a cucchiaiate. Qualunque cosa ci facciate, io come al solito vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito. E vi aspetto giovedì prossimo, ciao e a giovedì!